Analizziamo prima il primo tempo. Sì, intanto buonasera. Primo tempo bello, vibrante, tra due squadre che, ricordiamolo, sono partite con obiettivi praticamente opposti, però credo che questa, diciamo, differenza in campo oggi non si sia assolutamente vista. Un plauso ad entrambe le squadre che comunque hanno avuto le loro brave occasioni. Quella più clamorosa l'ha avuta il Nardò e pizzico di fortuna in più avrebbe consentito a Manfrellotti di metterla dentro nel finale del primo tempo, però bisogna anche riconoscere che il Taranto ha avuto anche le sue brave occasioni. Per la verità, più potenziali che limpidissime, comunque un risultato giusto per il momento. Ecco Presidente, quando la sua squadra ha svoltato in questo campionato? Qual è stato il momento in cui ha svoltato il Nardò? Io sono convinto che la partita della svolta sia stata con la Gelbison qui in casa, che è stato un momento molto, molto brutto, il punto più basso all'inizio della partita con insomma un ambiente non proprio favorevolissimo, venivamo dalla sconfitta di Sorrento, il morale era un po' sotto i tacchi e quindi quel 3-0 in casa con la Gelbison credo che sia stato determinante. Grazie, la risposta del pubblico, nonostante la vicina Lecce, oggi è giornata pro Nardò, la vicina Lecce ospita l'Inter, come la ritiene? Io ringrazio tantissimo i nostri tifosi, sia quelli organizzati che non, per questo bellissimo spettacolo che stanno offrendo oggi e quindi dice bene lei, nonostante la vicinanza di una gara come Lecce-Inter, loro sono qui a tifare, a sostenere, è veramente un grande applauso. Grazie ai nostri tifosi, grazie. Ringraziamo il presidente, grazie, del Nardò. Grazie, grazie Alfredo.